Stai ascoltando Tutti i gatti del mondo, settimo e ultimo episodio, magia, nella puntata precedente. La situazione nel rifugio non era mai stata più grigia di così. È vero, si erano salvati dall'inondazione, ma Camilla non era più ben vista come prima e l'acqua aveva portato via tutto il loro cibo. Questa me la paga. Quella gatta è insostenibile. Guarda come sono ridotto. Sporco e vivo per miracolo. Che vuol dire con abbiamo perso tutto? Le crocchette. Non abbiamo più neanche una crocchetta. Ma non è andato tutto malissimo. Camilla e Leon hanno fatto subito pace e Rebecca e Camilla si sono finalmente riviste. Sono stata una stupida. Mi rimangio tutto. Mi dispiace. Dispiace anche a me. Ma ho esagerato. Potete tornare? Sono le 4 in punto e Camilla sta fissando un enorme sacco. Nei sotterranei che sono stati il loro rifugio nell'ultimo mese, l'acqua è finalmente rimasta solo in qualche buca nella roccia. Dai tunnel arrivano gatti. Dalle pareti semibuie saltano fuori gatti. Dai cunicoli escono gatti. Anche le ombre sono in realtà gatti. Quando finalmente tutti i gatti si sono radunati, Camilla, con una rapida mossa della zampa, artiglia un enorme sacco. E dallo strappo esce una quantità di crocchette che sembra infinita. Ho pensato fosse meglio parlare a stomaco pieno. Leon raggiunge Camilla. Non vuole lasciarla da sola proprio ora. Ma come hai fatto, Camilla? Ho chiesto un favore. Per Camilla è ora di affrontare le conseguenze. Gatte, gatti, più di tutto mi dispiace per le bugie. Non posso tornare indietro, ma vi chiedo scusa. Se volete tornare a casa, ho pensato a un piano. Se volete restare, siete liberi, più o meno come lo siete sempre stati. Frena, frena, frena! Questa viene qui, ci dà due crocchette. Scusa, ciao, ho un piano. Lo sai che per quello che hai fatto c'è il tribunale dei gatti, vero? Certo che lo so, dentino. E non mi aspetto niente di diverso. Tutti i gatti del mondo decideranno il mio destino. Sono pronta. Stanotte ho parlato con tutte le capegatte e i capigatti. Erano delusi dal mio comportamento. Usare il segnale di pericolo per affari personali è sbagliato e pericoloso. Sono il nemico numero uno in varie province della Cina. E in America ormai sono una barzelletta. Ma ora la cosa importante è solo una. Volete tornare a casa? Tornare a casa o restare? Tornare a casa o andare da qualche parte? I gatti dovevano prendere una decisione. La verità però è che la maggior parte di loro aveva già scelto. E tutti avevano tirato un sospiro di sollievo quando avevano scoperto che in realtà non c'era nessun piano mondiale per la liberazione dei gatti. Poi Camilla aveva pensato a qualcosa di spettacolare per chi voleva tornare. Riapparire nel mondo con un numero di magia. C'è questo mago nel mio quartiere. Luigi si chiama. Non è un vero mago. Gli piace tanto però. E ha questo numero in cui più volte ha provato a far uscire animali da un cappello. Ci ha provato con i conigli, con le colombe e anche con un gatto una volta. E pensavo, potremmo uscire dal suo cappello durante il suo numero. Sarebbe magico! Frena, frena, te ne vieni qui con il tuo piano da 4 soldi e pensi che un po' di magia possa risolvere tutto? Eh no, bella? E basta, oh, e falla parlare! C'hai un'idea migliore della magia? No, dico magia. Anche gli altri gatti useranno delle magie per tornare? No, ognuno sceglierà per sé.
Noi però siamo stati i primi a sparire e saremo i primi a tornare. I gatti di Bologna sembrano decisi a tornare. E mentre si organizzano e pensano a ogni dettaglio, vediamo come ha fatto Rebecca a convincere Luigi a mettere in piedi un nuovo spettacolo di magia. No, Rebecca, ho detto no. Molti di voi ancora mi prendono in giro. Ti prego, Luigi, abbiamo bisogno di magia. Da quando siamo senza gatti? No, Rebecca, ti proibisco di usare la carta gatti. Ti prego! E poi la magia è una scienza esatta. Dovrei prepararmi per mesi, pulire la bacchetta. In sostanza la mia risposta è no. No, Rebecca non l'ha ancora convinto. Ma ci riuscirà, perché questa storia è una di quelle che va a finire bene. Rebecca ha poi chiamato Agostino e gli ha detto di dire a tutti quelli che conosce di venire nella sala giochi di Via delle Fragole alle 9 e di spargere la voce. È una sorpresa, sarà bello, vedrai. Ah, i cani non sono invitati stasera. Spargi la voce, più persone possibili. Nel frattempo, i gatti avevano tenuto una sessione speciale di Tribunale dei Gatti per decidere il destino di Camilla. C'erano voluti 10 minuti. Nessun avvocato, solo un voto di maggioranza. Questo è quello che avevano deciso. Camilla era colpevole. Camilla era ancora un gatto e aveva quindi tutti i diritti dei gatti, tranne quello di suonare nuovamente l'allarme. Qualora l'avesse fatto, nessuno l'avrebbe creduta. Non avrebbe mai e poi mai potuto viaggiare in Cina. E negli Stati Uniti era bandita a vita. Doveva guardarsi le spalle perché qualche gatta e qualche gatto erano particolarmente arrabbiati con lei. Fine. Ora, non so voi, ma ho come voglia di un po' di magia. Com'è che si dice? Abracadabra. Le luci si spengono. Le ultime persone stanno prendendo posto. Questa che avete appena sentito è la macchina del fumo. Tanto fumo. Forse è un po' troppo, Luigi. Dobbiamo anche vedere qualcosa, Benvenuti nel mondo di Luigi. Questo è un viaggio nella macchina. Tenetevi forte. Luigi compare sul palco. È vestito di tutto punto, con lo smoking, il cilindro, i baffi finti. Questo è un numero che si chiama magia. In tutta la sua carriera di mago dilettante, questa magia però non gli è mai riuscita. Ed è molto emozionato e un po' preoccupato. In fin dei conti, tra il pubblico c'è anche sua mamma. Si è tolto il cilindro e ha fatto vedere al pubblico che il cappello è vuoto. Lo ha appoggiato su un tavolo, ha preso la sua bacchetta magica e ha detto: magia! Per un po' non è successo nulla, proprio nulla. Il pubblico ha iniziato a muoversi, a tossire e qua e là si è sentita qualche risatina. Sembrava proprio il solito spettacolo di Luigi. Il palco trema, il tavolo trema e il cilindro sta praticamente ballando sul tavolo. Ed eccoli! Un'esplosione di gatti che volano fuori dal cilindro. Non ci posso credere. Gatti in aria che disegnano piroette, gatti che rimbalzano sulle pareti e finiscono tra le braccia di qualche spettatore incredulo. Gatti che atterrano uno sull'altro formando torri tremolanti. Qualcuno si sente male per l'emozione, qualcuno si commuove e qualcuno non riesce a smettere di ridere. A un certo punto la sala era così piena di gatti e persone che c'era il rischio di pestare code e piedi. Il miglior spettacolo di magia di tutti i tempi. Tutti si erano ritrovati e non smettevano di abbracciarsi. C'erano code, musi, persone, zampe, fusa intensissime. Leon, lo so che puoi parlare. Rispondimi.
non fare finta di niente. Ho sentito Camilla che parlava con Rebecca l'altra notte. Dimmi qualcosa, ti prego. Questa me la paghi, Camilla. Tutti i gatti del mondo è una produzione Loud Stories. Prodotto e curato da Marta Freddio. Scritto e diretto da Chiara Giantella. Registrato presso Synchrodub Bologna. Supervisione voci Stefano Cutaia. Assistenza alla registrazione Noemi Castelvetro. Fonica di sala Luz Gonzales Rios. Sound design, post produzione audio, sigla originale Amplitudo. Interpretato da Massimo Antonio Rossi, Mariangela Salmi, Sofia Bendaud, Lucia Gadolini, Luca Costantini, Alice Nanni, Stefano Cutaia, Pietro Mengozzi, Riccardo Cutaia, Marco Musso, Francesco Bedeschi, Matteo Fantuzzi, Elena Berto, Noemi Castelvetro, Francesca Consalvi, Luigi Donofrio, Martino Morando Sibert, Anna Fusco, Tommaso Emanuel Martini.